Buonasera signori, e qui siamo al Carnevale di Fano, ci stiamo divertendo. Noi vogliamo andare a sciare, però quest'anno abbiamo cambiato direzione. Siamo venuti al Carnevale. Siamo venuti al Carnevale, sì. È un po' caldino, però si sta bene, dai. Siamo un po' vestiti un pelino, troppo pesanti. Quanti siete oggi? Ma siamo una trentina di ragazzi che ci vogliamo divertire così. Quante carote siete oggi sul palco? Una decina. Come mai questa idea, come vi è venuta? Per Sinner, per la vittoria di Sinner. Avete infatti anche dei piccoli rappresentanti? Sì. Vi state divertendo? Tantissimo. Avete poi realizzato anche la coppa? Sì, abbiamo realizzato tutto a mano, anche i vestiti, i costumi, tutto. Tu come ti chiami? Nunzio. E tu come ti chiami? Christian. Anche tu sei tifoso di Sinner? Chiamo Nicolò. Voi oggi tirate i panettoni. Panettoni. Sinfonia fuori dalle righe, perché questo nome? Un po' riprende il tema del carnevale di quest'anno, fuori dalle righe. Sin fan è una parte di dialettale praticamente. Noi rappresentiamo gli spartiti e abbiamo i geni che sono Beethoven, Pavarotti, Mozart qua dietro, che rappresenta il genio fuori dalle righe. Cosa vi piace di più del carnevale? Le caramelle. Sì, e anche le maschere. Mi hanno detto che voi siete un gruppo di ballo. Ci riuniamo alla Palestra Venturini per ballare i balli di gruppo insieme, un modo per stare insieme, socializzare, divertirsi, è un antistress. Un antistress, ci sono di tutte le età, è aperto a tutti, e l'importante è divertirsi. E siamo venuti per il carnevale, un'occasione per stare insieme e divertirsi ancora insieme. Io sono Beatrice Venezzi e dirigo questa bellissima orchestra della musica pulita. Noi recichiamo, noi vogliamo bene l'ambiente, vogliamo sensibilizzare questa cosa, quindi musica pulita! E noi siamo i Super Mario Bros, perché pensavamo che oggi facesse freddo e quindi con il Bros si poteva un po' riscaldare la giornata, ma non c'è bisogno, e quindi siamo sobri per goderci questo carnevale che è stupendo, ragazzi. Quindi venite a vederci, perché siamo qui carichissimi. Voi volete promuovere il basket a Fano? Ma il basket non va promosso, il basket va vissuto. E oggi lo state vivendo? Oggi lo stiamo vivendo alla grande. Questo è il basket, ragazzi. Emozioni, sentimenti, passione, è tutto qua. Quanto è importante per i bambini sin da piccoli creare associazionismo e quindi relazionarsi tra di loro? Per i bambini è fondamentale, trovarsi tra di loro e imparare a gestire le proprie emozioni e imparare a vivere, a stare insieme agli altri. Siamo naufragati qua, è un disastro. Qui c'è Totti che ci vuole fare un bel matto. Noi siamo i Crazy Gospel, siamo un po' il coro di gospel un po' pazzerello per questo bel carnevale 2024. Anche i bambini sono presenti sul Anche vostro palco. I nostri bambini si sono prestati a questo bellissimo carnevale di Fano e con una grande passione e grande coinvolgimento hanno subito accolto quest'idea con grande entusiasmo. Viva il carnevale di Fano! Viva il carnevale di Fano!